Bentornati ragazzi, sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Lacazette Sif upgradato nella sua versione 84. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da VIPcoins FIFA, troverete il link al codice coupon malati15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Alexandre Lacazette versione Sif upgradata con 84 di rating, un più 3 rispetto alla sua precedente versione SIF. Upgrade dovuto alle sue ottime prestazioni in questa prima metà di campionato in Ligue 1. Per me è simile alla sua vecchia versione SIF, naturalmente è stata migliorata ed io l'ho notato di più nel suo fisico e nella sua agilità e equilibrio. In questa sua versione ha 79 di fisico contro i 76 della precedente, con un aumento solo di più 3 solo, non è poco, che in game ho riscontrato, anche se equilibrio e agilità sono state aumentate solo di 1, ho riscontrato una certa differenza. La velocità di Lacazette è un 90, con 91 accelerazione e 90 velocità scatto. Se prima aveva una velocità ottima, ora è ancora più ottima. Si può dire più ottima? Sì, credo di sì. Quindi, pro meritato. Ha un 88 di tiro con un'ottima finalizzazione e piazzamento, che in game si risentono, entrambi 94 sulla carta. Ha anche una buona potenza a tiro con 87 ed un 85 di rigori. Invece i valori che in game sono meno buoni sono il suo tiro al volo, 78, e il suo long shots, 80. In pratica non vi consiglio di tirare fuori aria perché non è il suo forte. Vi ho parlato del suo dribbling e della sua agilità, e questi valori si associano al suo dribbling, che è 88 con 85 controllo palla e 91 di dribbling. Dunque è da definirsi come un pro, così come le sue 4 stelle skill, perché per chi ama le skill può risultare un ottimo giocatore. Passiamo ai passaggi, che forse sono un punto debole per questo giocatore. Con 76 sulla carta, con 84 visione, 73 cross, 63 precisione su punizione, 82 passaggi corti, 66 passaggi lunghi, 62 effetto. Più nello specifico considerato come contro il suo effetto e i suoi cross lanci lunghi. Perché quando doveva fare un passaggio alto a scendere, nel quale doveva prendere un effetto la palla, non riusciva a dargli questo effetto. E quindi, quando faceva questi tipi di passaggi, non li faceva in maniera corretta, così come i passaggi lunghi e i cross. I suoi passaggi non sono proprio da considerarsi come pro, ma neanche come contro. Più contro considerato l'effetto, i passaggi lunghi e i cross. Ha 3 stelle e piede debole che io non ho considerato né come pro né come contro, perché alcune volte riusciva a farmi dei passaggi buoni col mancino, visto che ha il suo piede preferito il destro, invece altre volte non riusciva a tirare bene e a passarla col suo mancino. Ho citato la sua precisione su punizione, naturalmente non fate battere a lui i calci piazzati e nemmeno i calci d'angolo, perché non li sa battere proprio bene. Un altro valore buono è il suo colpo di testa, 78 generale con 81 elevazione e 79 di precisione testa. Diciamo che contro i terzini, difensori non particolarmente buoni di testa, ha la meglio. Però con quelli forti di testa ha poche speranze di colpirla. Colpo di testa tutto sommato nella media, buono. Il suo prezzo è forse troppo esagerato. Io l'ho pagato circa 1.100.000 crediti per PlayStation, e per me dovrebbe costare massimo 800.000 crediti, perché comunque ha alcune piccole pecche. Io l'ho utilizzato in un 4-4-2 con Griezmann, Sif, ed insieme formano davvero una bella coppia. Sono davvero forti insieme. L'ho utilizzato con lo stile intesa finalizzatore, che aumenta più 3 di tiro e di fisico, ma potrebbe anche andare bene lo stile intesa base per avere un giocatore equilibrato, perché comunque c'ha delle statistiche equilibrate. Oppure gli mettete un predatore, così gli aumenta un più 3 di passaggio e un più 3 di tiro.
Riassumendo, i suoi pro sono velocità, posizione, finalizzazione, dribbling, fisico, agilità, equilibrio, 4 stelle skill. Il suo contro, effetto, cross lanci lunghi. Il voto finale, il voto che gli ho dato a questo giocatore è 8,5. In conclusione, questo è davvero un ottimo giocatore, davvero una carta ottima. Già nella sua versione SIF è forte. Non vedo l'ora che esca una sua versione TOTS. E dunque ragazzi, il video termina qui, questa player review termina qui. Se vi è piaciuto mettete un mi piace ragazzi, un mi piace. Non dimenticate di passare anche dalle nostre altre review. Vi lascio qui anche i collegamenti per la review di Lacazette SIF nella versione 81. E dunque ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.